siamo gli autori del libro Percorsi di Alchimia Personale, che è uscito recentemente grazie alla casa editrice Anima. Io sono Carlo Dorofatti. Giovanni Gnecchi, Erika Holland. Collaboriamo a diversi progetti di formazione che hanno a che fare con la crescita personale, la consapevolezza, la ricerca interiore. E insieme portiamo avanti il progetto relativo all'Accademia per l'applicazione consapevole dei saperi e potete trovare le varie informazioni relative alle nostre ricerche, alle nostre iniziative nel sito internet www.accademiacos.it. Abbiamo quindi deciso insieme di proporre una serie di tematiche, discipline attraverso conferenze, presentazioni, incontri e approfondimenti. E di conseguenza abbiamo deciso di scrivere insieme quello che è un vero e proprio manuale di riferimento che in modo compiuto descrive quelle tecniche che riteniamo efficaci, immediate, estremamente utili perché ognuno possa giungere ad una sintesi della propria esperienza esistenziale e dotarsi di strumenti concreti per lavorare su se stesso. E quindi predisporsi a quel cambiamento di cui tutti stanno parlando, che sentiamo nell'aria e che esige sicuramente una centratura molto solida, ma anche una capacità di lasciare andare vecchi schemi, vecchie strutture di pensiero per affacciarsi finalmente al nuovo. Dopo anni di indagine siamo arrivati a riconoscere e selezionare quindi alcune tecniche che hanno a che fare con l'essere consapevoli del proprio pensiero, della propria parola e delle dinamiche della propria mente, e poi la parte legata al corpo, quindi la gestione consapevole del respiro come strumento di catarsi, di autoterapia, di consapevolezza personale, e infine la meditazione, a sua volta frutto di anni e anni di ricerche. E quindi presentata in una forma a moduli piuttosto immediata anche da mettere in pratica come strumento di centratura. Questo è il libro nelle sue tre sezioni all'interno delle quali descriviamo, ognuno di noi descrive questa parte della propria ricerca, della propria vita, perché poi ognuno di noi ha fatto di questa ricerca personale non solo una passione, un hobby, ma anche un motivo di crescita personale e studio personale. Alla fine c'è anche una bibliografia che vi guiderà agli approfondimenti necessari che riterrete di fare, autodeterminando la vostra ricerca. Per quanto riguarda il manuale che abbiamo scritto, che è appunto un manuale pratico, ho voglia di dire alcune cose che sono abbastanza generali, anche se voglio anche dare un paio di spunti per quanto riguarda la parte che ho curato io, che è la parte che si chiama mente e realtà. Quello che sentiamo dire tutti i giorni e che ormai, sul quale ormai non si sprecano le parole è il fatto che è un periodo di crisi, che ci sono degli effetti concreti che stanno avvenendo sulla nostra vita, sull'economia, sul nostro ambiente. Però sempre troppo poco spesso, secondo me, si spendono energie, risorse mentali e anche fisiche per andare a trovare delle soluzioni nuove che abbiano a che fare con paradigmi diversi da quelli che sono i vecchi modelli di pensiero. Siamo dei navigatori che navigano in un oceano al buio di una notte senza stelle. Nel momento in cui vengono magari punti di riferimento esterni, la cosa che è importante e forse anche l'unica via in questo momento è quella di andare a sviluppare e amplificare i propri riferimenti interni, quindi sviluppare il proprio orientamento interiore, sviluppare la propria capacità di calibrare e di guidare in maniera più utile per noi e per chi ci sta vicino, la nostra nave, sviluppare la capacità di riuscire a orientarsi, di utilizzare dei sensi che vanno al di là e ci fanno avere una visione limpida delle cose anche in assenza di quella che può essere considerata la nostra vista ordinaria. Ci dicono anche che le risorse esterne sono sempre più limitate, ed è vero, se ci pensiamo nella nostra vita ci sono sempre più persone tutti i giorni che perdono il lavoro, che hanno difficoltà a sopravvivere, ad avere a che fare con la gestione quotidiana delle cose, ma anche a livello mondiale siamo all'interno di una situazione paradossale in cui ci sono risorse costanti a fronte di una popolazione sempre crescente. Ora, nel momento in cui le risorse esterne vengono a mancare, anche qui, secondo me e secondo noi, è sempre più importante andare a sviluppare quelle che sono le nostre risorse interiori. E avere a che fare con la vastità della vita può essere qualcosa di sfidante,
ma che può essere affrontato sempre meglio se ci approcciamo a strumenti nuovi e che hanno a che fare con paradigmi di sviluppo personale e globale differenti. Quindi è sempre più importante avere delle frecce nuove e diverse dentro la nostra faretra, che hanno a che fare con la mente, che hanno a che fare con il corpo, che hanno a che fare con l'anima. E questo per il motivo per cui abbiamo scritto questo libro, ed è quello di riuscire a prendere anche le note stonate e gli stridii della nostra vita e trasformarli in una sinfonia. Nel libro la mia parte è quella appunto sul respiro, sulla respirazione, e quindi è la parte che si occupa più del corpo, ma in realtà si aggancia comunque sia alla parte scritta da Erika sulla mente, sia a quella di Carlo che è sulla meditazione. Perché si aggancia? Perché comunque è tutto una connessione quello che noi manifestiamo. Manifestiamo una connessione fra i nostri pensieri, il nostro modo di fare, di agire, di comportarci, di relazionarci con gli altri, al modo che abbiamo di respirare, che cambia continuamente durante la giornata in base alle emozioni e alle situazioni che stiamo vivendo, e che poi è uno specchio di quella connessione che abbiamo con quella parte, quelle parti più elevate, più consapevoli di noi, che riguardano lo spirito e la spiritualità. Se io vi dicessi che c'è un sistema col quale se io utilizzo 2 minuti al giorno per fare una cosa, la mia vita e la qualità della mia vita aumenta in maniera esponenziale, cosa fareste? Mi chiedereste di che cosa si tratta, mi chiedereste cosa devo fare, cosa posso fare, in cosa consistono questi 2 minuti. Consistono nel fatto di respirare in maniera consapevole, diaframmatica e circolare. Ed è abbastanza banale, perché se ci pensiamo, finché siamo vivi è perché stiamo respirando, e allora se respiriamo di più, respiriamo in maniera diversa rispetto a come magari respiriamo in tante situazioni che non ci piacciono, allora possiamo veramente generare un cambiamento di un certo tipo nella nostra vita. Ovviamente quando generiamo un cambiamento positivo nella nostra vita, diventiamo una persona che porta in giro una luce, un'onda positiva che contagia gli altri, no? Perché più sono in salute, più sono positivo, più ho dei pensieri di un certo tipo e quindi mi atteggio in un certo modo e quindi parlo in un certo modo, più sarà facile che anche gli altri vengano condizionati dalla mia positivamente, dal mio modo di essere, dal mio modo di fare. Percorsi di alchimia personale, l'alchimia è un qualcosa che si trasforma, ed è un percorso questo libro, perché si passa da trasformare i pensieri che abbiamo nella mente a trasformare la relazione che abbiamo col corpo e a connetterci con quelle parti più consapevoli di cui ho detto prima. Beh, non possiamo che invitarvi a non solo leggere, ma utilizzare proprio come un manuale, proprio per quello che è questo testo di riferimento, che contiene soprattutto delle parti descrittive di pratiche, di tecniche, quindi la parte più teorica, semmai la approfondiamo attraverso conferenze, seminari, corsi. Il libro è destinato proprio ad essere usato come una guida pratica.